Oggi facciamo la recensione di Elephone P8 mini telefono dalla caratteristica principale, un grande e spazioso archivio interno da ben 64 GB. Lo abbiamo preso in offerta lancio su Gearbest a 100 euro circa, adesso il prezzo è intorno ai 120-125 euro, ma secondo me è destinato a scendere. Era da un po' di tempo che non facevo recensioni di telefoni Elephone e devo dire non ne sentivo la mancanza, ma andiamo per gradi. Iniziamo a parlare come al solito del design. Completamente in metallo la parte posteriore, oltretutto viene pubblicizzato come telefono con scocca unibody, anche se poi la scocca ha tanti piccoli tagli che diciamo dividono la parte propriamente in metallo, che è questa, un metallo satinato in questa colorazione nera, e c'è anche in colorazione rossa o blu, che devo dire sono belle tutte e tre, quindi scegliete liberamente. Quindi la differenza, la parte in metallo da quella propriamente in plastica, che è tutto il resto del telaio, parte posteriore con la doppia fotocamera, ecco qui in moda al momento, doppia fotocamera, e devo dire è la solita doppia fotocamera di fascia media, quindi quell'effetto bokeh un po' finto, ma adesso ne parleremo. Sensore impronte digitali molto molto buono, siamo intorno a 9 sblocchi avvenuti con successo su 10. Parte invece anteriore con i tasti home, che non sono retroilluminati ma sono semplicemente disegnati, anzi direi proprio stilizzati, con questi piccoli punti. Parte superiore invece con questo LED, che in verità è solamente un flash LED, infatti non c'è il LED di notifica. Infine la parte inferiore con lo speaker e la porta micro USB e il jack per le cuffie. Direi come design ci siamo, molto molto ergonomiche, un 5 pollici display full HD e devo dire molto bello questo display, molto luminoso, sembra veramente un pannello quasi AMOLED. Non è un pannello AMOLED, ve lo dico tranquillamente, però devo dire la risoluzione dei colori, la taratura è veramente molto ben fatta, quindi il pannello, il display in questo caso direi che forse è proprio l'elemento in più rispetto a altri telefoni della stessa fascia. Abbiamo parlato delle caratteristiche tecniche, andiamo subito a vedere il valore AnTuTu, perché questo telefono monta una CPU MediaTek 6750, vedete il valore 40.370, quindi un telefono di fascia media, ma anche direi quasi medio-bassa ormai con l'evoluzione che c'è, con i top di gamma che viaggiano oltre i 150.000 di indice AnTuTu. Abbiamo detto MediaTek 6750D è una CPU octa-core che viaggia a frequenze di 1.5 GHz, per il resto le due fotocamere posteriori sono da 16 megapixel e anche quella anteriore da 13 megapixel. Interessante, iniziamo a parlare della fotocamera, questo flash LED vi ho fatto prima un po' di prove. Ecco qua, galleria, vediamo. Ah, bellissimo ragazzi, allora, voi potete diventare da così come sono io adesso a così, è veramente spettacolare ragazzi. Adesso se volete andare a battere sui marciapiedi è sicuramente, oppure magari se volete farvi tanti follower su Instagram, sicuramente questa fotocamera vi serve. Ecco qua, infatti ha queste opzioni qui sotto con cui potete mettere rossetto, ombretto, ciglia finte, veramente togliere l'acne, veramente tante possibilità. Se invece andiamo a vedere l'applicazione fotocamera, è una fotocamera piuttosto stock. Ah, questa è l'anteriore, però un attimo che la giriamo, l'anteriore ha poche modalità di utilizzo, mentre invece la posteriore, come vedete, ha questo qui che è il solito effetto bokeh, qui lo chiamano blur, quindi in pratica vi crea una sorta di filtro che tende a sfocare le parti a livello concentrico esterne. Ok, abbiamo detto questa fotocamera da 6,5, non di più, però fa direi foto discrete, anche se non eccezionali. Abbiamo visto già, anzi avete già visto un po' il sistema, come vedete è un Android stock completo, non ci sono veramente nessunissima personalizzazione, però come vedete è Android 7.0, quindi questa è una cosa sicuramente positiva.
positiva, avete anche presente la radio FM, questa cosa ce la chiedete sempre, la radio FM, spesso non le diciamo, cercherò di ricordarmelo. Vi dicevo, è Android 7.0, anche se poi se andiamo a vedere sui vari siti che pubblicizzano questo device, si parla spesso di una LOS, quindi non so, io ho visto su alcuni telefoni a volte si poteva scaricare questa LOS e utilizzare. In questo caso io non ho trovato nessunissima opzione all'interno del launcher per installare questa LOS, quindi non sono riuscito a installarla. Adesso magari, anzi, scriveteci nei commenti se sapete come può essere installato. In altri telefoni mi sembra andava scaricata dal sito ufficiale e poi installata, ecco. Insomma, non lo farei mai, mi terrei questo Android Stock, che è sicuramente un bel vedere. Abbiamo detto la principale caratteristica, tanto spazio di archiviazione interno, come abbiamo detto è un full metal unibody, quindi non possiamo rimuovere la batteria che è da 2860 mAh, e ora vi parleremo anche di quella perché è proprio la nota dolente. Qui c'è uno slot per la SIM, contiene due SIM in formato nano, o in alternativa il secondo slot può essere utilizzato per una micro SD fino a 128 GB. Spazio di archiviazione ne avete veramente tantissimo, eccolo qua, di 64 GB, ben 53.60 giga libere, quindi potete mettere foto, video, veramente di tutto di più, ed è sicuramente uno dei valori aggiunti di questo telefono. Sono pochi telefoni intorno alle 100 euro che possono dire di avere 64 giga di spazio interno, anche se poi diciamo l'utilità è sempre un po' relativa. Come si comporta nell'uso di tutti i giorni? Devo dire, si comporta piuttosto bene. Andiamo un po' sulla navigazione, corriere.it, se lo trovo. Ecco, l'altra cosa che non mi fa impazzire è il touchscreen, perché ovviamente tanti errori di battitura, ecco, soprattutto nella tastiera, non sempre è perfetto. Andiamo a chiedere il sito desktop. E come vedete è molto veloce, grazie anche ai 4 GB di RAM, quindi direi che a livello di configurazione tecnica stiamo veramente messi bene. 4 GB di RAM, 64 GB di spazio interno, quindi come vedete non ci sono particolari rallentamenti, anche se insomma il Corriere.it è sempre un po' lento a caricarsi e pesante come sito, ma come vedete riesce a digerirlo abbastanza bene. Qual è il problema fondamentale? Due problemi fondamentali. Innanzitutto, ecco, già adesso che ho appena aperto un sito inizia a scaldare tanto in questa parte, e quindi diciamo che soprattutto adesso con l'estate non è che sia proprio spettacolare come cosa. L'altra particolarità, questa batteria 2860 mAh, che è veramente scarsa, cioè veramente mi sembra di essere tornato a 1 o 2 anni fa, quando facevano i telefoni che alle 4 del pomeriggio morivano, e questo è la stessa cosa. Allora, voi fate un telefono, una buona configurazione tecnica in cui potete mettere tante foto con 4 GB di RAM, quindi potete anche eseguire tanti giochi. Nell'uso di tutti i giorni, intorno alle 16:30 circa, puntualmente si esaurisce la carica, quindi batteria fortemente, enormemente direi sottodimensionata rispetto al device, un device con una buona configurazione tecnica ma poi alla fine inutilizzabile, perché se poi lo utilizzate come un utente esperto, perché se magari voi avete bisogno di tutto questo spazio di archiviazione, di tutta questa RAM, volete poi anche utilizzarla tutto questo apparato che avete su questo smartphone, invece non potete utilizzarlo perché alle 16 puntualmente, 16:30 circa, vi si scarica il vostro telefono, quindi magari dovete andare a usarlo con un po' più di parsimonia. E devo dire, non mi piace usare i telefoni con parsimonia, questa è una cosa che veramente non mi piace, neanche fare ricariche intermedie a metà della giornata, sono due cose che veramente odio, e penso che in tanti ci dite la stessa cosa, quindi credo che sia una cosa piuttosto comune. Che altro dire di questo telefono? Beh, vi arriva in una confezione in cui trovate il cavo caricabatterie, il caricabatterie e un guscio in silicone, che è sempre utile per questo tipo di smartphone. A chi consigliarlo? Secondo me questo telefono è un po' un ossimoro, cioè un telefono con una bella scheda tecnica, con 4 GB di RAM, quindi giochi riescono bene, 64 GB potete metterci film, potete metterci tante cose, ma poi quando lo andate a utilizzare a un certo punto vi si scarica la batteria, quindi non posso consigliarlo a utenti che lo usano tanto il telefono, perché ovviamente avete il problema della batteria. Non posso neanche consigliarlo a chi
magari usa poco il telefono perché là non vi serve una scheda tecnica così imponente. È un po' difficile da categorizzare questo smartphone, che dire. Io sinceramente non lo consiglierei. 120 euro sicuramente si trova qualcosa di meglio, che dire. Io chiuderei qua Elephone P8 mini. Io direi una mezza delusione questa Elephone. Dopo tanto che non la recensivo, mi conferma i miei precedenti giudizi su questo marchio, che diciamo non sono certo lusinghiere. Che dire, per questa recensione di Elephone P8 mini, io direi di chiudere qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!